La Cavese soffre ma batte il comprensorio Montalto e così vince anche la seconda partita della settimana tra le muramiche ad allentare parzialmente la morsa di una classifica deficitaria. L'11 di Chieti soffre come sempre per amnesie pericolose nel corso della sfida, ma a darle manforte oggi anche errori del comprensorio che hanno potuto così regalare alla formazione metelliana un'altra vittoria importante. La cronaca della partita si apre con le due squadre che si studiano a centrocampo. La Cavese teme la nomea corsara degli ospiti dei 31 punti in classifica, ben 17 conquistati infatti lontani da Paola, campo sul quale gioca il comprensorio, frutto di 4 vittorie e 5 pareggi, ma come sempre si affida a Claudio De Rosa per far male e al 12esimo la legge del capitano colpisce ancora. Cross pennellato dall'out sinistro per la corrente di Caro e gol del vantaggio che manda i visibili allo stadio. Gli ospiti non ci stanno e si fanno sotto con l'ottimo piemontese al 18esimo. Incornata su corner di Occhiuzzi e al 23esimo sempre di testa alto. La Cavese alleggerisce la pressione calabrese con Lordi al 24esimo, ma si intestardisce in un'azione personale il numero 8 metelliano piuttosto che servire per compagni liberi. Il raddoppio è nell'aria e arriva un minuto più tardi. Claudio De Rosa c'è, resuscita un pallone morto sull'auto sinistro con traversone millimetrico per Varriale che insacca sulla linea di porta. La partita sembra chiusa in favore della Cavese già qui e invece la riapre al 33esimo un regalo del nuovo portiere Aquilotto, Comentale, che nel tentativo di liberare la propria area colpisce le spalle di Piemontese che ha la freddezza di scavalcarlo e di depositare in porta il pallone. Ma è la ripresa che regala una valanga di emozioni, frutto però di altrettanti regali e da ambo le parti. Al 5° minuto è De Rosa che non dà il giro giusto al pallone. Al 13esimo è Iannelli per il comprensorio Montalto che si mangia il gol. Il pareggio è però nell'aria e arriva al 15esimo minuto. Temponi per la Cavese perde palla sulla tre quarti difensiva e Piemontese in acrobazia mette dentro il pallone. La Cavese è colpita nell'orgoglio e reagisce. De Rosa, il solito, al 24esimo da sinistra serve per la corrente Lordi che al limite dell'area di rigore spara a volo all'incrocio dei pali. Eurogol. Il 3-2 dura poco però. Al 28esimo altro sbarione difensivo, questa volta metelliano, con pasticciaccio finale che regala il pareggio al comprensorio. Tra le proteste però Aquilotte per un fallo di mano di Poltero che aveva aperto l'azione. Il festival degli errori continua, questa volta è un retropassaggio al suo portiere di Scarnato al 29esimo che frutta una punizione a due in area di rigore che Claudio De Rosa, bucando il muro calabrese, concretizza per il 4-3 definitivo. Le ultime emozioni le regalano in pieno recupero Mazzei per il comprensorio al 45esimo che si mangia un gol già fatto e Sergio Ercolano tutto solo in area di rigore.